Buonasera a tutti e grazie per il vostro invito. Mi dispiace non poter essere presente, ma altri impegni non me l'hanno consentito. Sicuramente l'incontro, ho organizzato un incontro molto importante e rilevante perché si ricorda una figura che dal punto di vista storico, istituzionale, ha rappresentato anche per i ruoli che ha ricoperto un punto di riferimento non solamente per il territorio che gli ha sempre dato un grande consenso come quello di Foggia, ma anche a livello nazionale. Antonio Salandra è sicuramente una figura di spicco dei primi anni del Novecento, che ha avuto diversi ruoli dal punto di vista politico, parlamentare e anche dal punto di vista istituzionale, appunto nelle diverse cariche che ha ricoperto a livello di governo. Sicuramente ha vissuto momenti molto intensi, molto particolari e molto complessi dal punto di vista della vita politico-istituzionale del nostro paese. Pensiamo al tema relativo alla scelta di partecipare o meno al primo conflitto mondiale, ma sicuramente ha anche dato spunti di riflessione e di iniziativa politica sul fronte quello della destra liberale, che sicuramente ha rappresentato e rappresenta nel nostro paese un filone culturale, oltre che di impegno istituzionale e di soluzione dei problemi. Ricordarlo, approfondire quello che è stato il suo impegno, cogliere spunti utili, seppur con la necessaria capacità di attualizzarli, penso che rappresenti un utile esercizio per il quale vorrei esprimere un sentito ringraziamento agli organizzatori, augurandomi di avere occasione quanto prima di poter essere presente con voi in un altro momento di riflessione analogo rispetto a queste questioni. Grazie ancora e buon proseguimento dei lavori.